Ciao, mi riconosci? Sono proprio io. Sono quel bellissimo cucciolo che hai preso qualche anno fa. Quello morbido e giocherellone, ti ricordi? Ma sì, il maschio di razza che hai portato a spasso per qualche giorno fino a quando non ti sei scocciato di farlo. Eh sì, ora ti ricordi. Sono stato mesi ad aspettare che mi venissi a riprendere, sdraiato su quel marciapiedi, sotto la pioggia, sotto il sole caldo di luglio. Tutti mi passavano davanti, mi guardavano per qualche secondo e poi entravano al supermercato, con un certo senso di schifo misto a pietà. Lo leggevo nei loro occhi, ma non avevo neanche la forza di alzarmi e andare via. Ora è un pezzo che ho smesso di aspettarti. Sono stato molto male, ma un giorno qualcuno mi ha finalmente guardato con occhi diversi, senza schifarsi. Mi ha solo guardato negli occhi e ha deciso che non dovevo morire. Lo sai che ho la leishmaniosi e sono diventato cieco da un occhio? Lo sai che sono guarito da altre brutte malattie che mi stavano portando alla morte? Comunque adesso sono di nuovo bellissimo, proprio come gli altri cani come me. Ho un pelo morbido e lucido e sono felice. E sai perché? Perché sento che tante persone hanno lottato per farmi vivere e mi amano. E il bello, per te che queste cose non potrai mai capirle, è che anche io li amo. Per amor loro combatto ogni giorno immense battaglie contro la mia brutta malattia che ti ha fatto così tanta paura. Ma non temere, cercherò di vincerle tutte, come ho già fatto fino ad ora. Dicono che sono un cane eccezionale, dalla bontà e dolcezza senza pari. Per questo ora non ho più addosso il nome che mi avevi dato, non ho voglia di risentirlo mai più. So che non arriverai mai a leggere questa lettera, ma segretamente ci spero, perché devo ringraziarti. Se tu non mi avessi buttato via, io adesso non sarei amato come lo sono. What I